la terza edizione. L'evento è nato da un'idea del gruppo cinofilo di Pesaro e del gruppo cinofilo di Ancona. E infatti l'evento si chiama Marche Winner perché, diciamo, comprende tutti e due, anzi per la verità ne comprende anche altri. Comprende il gruppo cinofilo di Fabriano e anche quello di Iesi, oltre a quello di Ancona e di Pesaro. La manifestazione avrà durata fino a domenica 8 settembre. Come si svolgerà il programma? Allora, abbiamo rimasto due giorni, oltre ad oggi, domani, sabato e domenica, dove ci sono due internazionali, due gare internazionali, quindi valevoli per il campionato internazionale, sono le qualificazioni per partecipare al campionato internazionale. Ci sono, come abbiamo detto, circa 2000 cani, quindi sono tanti. Ci saranno delle selezioni in base allo standard. Le razze canine sono tante, perché quelle riconosciute sono circa 370 dalla Federazione Cinofila Internazionale. Quelle italiane sono 18 e le 370 razze, diciamo, che appartengono a tutti i paesi del mondo, ogni razza però fa parte di uno Stato e lo Stato deve mantenere quello standard di razza. Qui andiamo a vedere se questi cani sono o no nello standard. Per quanto riguarda la competizione, ci sono giudici provenienti da tutto il mondo. Da dove provengono? Sì, noi abbiamo in totale 19 giudici in questi quattro giorni. Vengono, la maggior parte sono, diciamo, italiani, però ne abbiamo alcuni, ad esempio me li sono segnati, dall'Irlanda, dalla Spagna, dalla Croazia, dalla Finlandia e dal Montenegro. E qual è il messaggio che vogliamo lanciare ai telespettatori? Il messaggio è quello di voler bene ai cani. E l'obiettivo, infatti, di queste manifestazioni sono proprio quello di dimostrare quanto amore, quanta dedizione abbiamo per i nostri amici a quattro zampe.